Ci hanno fatto una sorpresa, mai neanche detto che ricevuto. Avremo molta più attenzione, forse sarà un modo per far passare più i nostri concetti, perché comunque noi qui stiamo continuando a lavorare come dei forsennati, si vede anche dalla fascia la stanchezza, immagino, dovrebbe trapelare. E quindi niente, ora dovremo incontrare, come facciamo sempre, i cittadini. Infatti ora ci stiamo radunando a cerchio, andiamo a dire due cose come al solito sulla scuola, l'istruzione, il lavoro che sta proseguendo. Fare l'affitto di casa, cioè questo fa storia, questi non sono degni neanche di essere chiamati maiali, basta, finisco così. Oggi pomeriggio alle 4 di pomeriggio Fazzino voleva parlarlo e di raccontarlo per quale motivo che mi si trova a Roma. Va bene, e se non... Io spesso parlo con Carla e dico ci dobbiamo far venire delle idee anche noi cittadini, perché siamo così, la cosa è lunga, siamo molto lunga e anche diciamo sembra che non si arriverà mai, diciamo chissà, allora vorremmo noi che cosa possiamo fare? Stare vicino. Io vi dico una cosa. Così a fare anche atti che tutto il popolo lo riesce a vedere. L'agorà che stiamo facendo oggi è bella, c'è tantissima gente, d'accordo? Ma siamo a Roma, il resto d'Italia come fa a sapere quello che voi fate? Io adesso lo so perché me lo sta dicendo lei, me lo stai spiegando te, scusate, io sempre molto formale, me lo stai spiegando te, d'accordo? E io lo apprezzo tantissimo, però di base non si può avere... Non si può avere una maggiore visibilità del cambiamento del pensiero, perché poi alla fin fine vediamo tra gli scandali una cosa o un'altra, il comportamento è sempre lo stesso di tutti quanti. Molte persone pensano che bene o male adagiarsi sul lavoro che loro già facevano prima, e noi ci siamo adagiati su quel tipo di lavoro, sviluppandolo, però vi siete adagiati a quel tipo di lavoro che non porta niente, perché la gente comunque sia continua ad ammazzarsi, a suicidarsi. Ci hanno problemi a stare in un alloggio abitativo. C'è una signora che si chiama Rosaria Verazza, e questa signora praticamente si trova a dormire dentro una macchina, e non c'è stata solamente lei, perché c'è passata anche mia madre. Cioè praticamente sono persone che dopo lo sfratto si trovano in mezzo alla strada, eccetera. Se noi senza Rucca, il paese dove sta questa signora. Allora, questo mi ha colpito tanto, perché ho visto che da parte del suo comune non ci sta niente, sta lì in mezzo a dentro una macchina. Io posso di tutti i gruppi, tutti quanti che dicono mi dispiace eccetera, però non vedo un aiuto dal comune eccetera. Ma uno che se ne fa, se ne incatena, se ne impiccare, tanto è un comune anche per queste persone. Quando ci sta lo sfratto esecutivo automaticamente dovrebbero aiutarle queste persone, perché se c'è stato lo sfratto esecutivo evidentemente non c'è stata la possibilità di poter pagare un affitto, e molti stanno occupando palazzi eccetera, con scritto non possiamo pagare l'affitto perché ci costa 1000 euro al mese eccetera. Non siamo tutti cinesi che stiamo con 50.000 dentro l'appartamento, ci possiamo permettere di pagare degli affitti allucinanti. Io con la mia famiglia ci troviamo in 22 metri quadri e sono peggio dei carcerati a stare là dentro. Ci sono altre persone che hanno perso il lavoro, ci sono persone che stanno malissimo. Noi dobbiamo vedere prima queste cose qua, perché se noi risolviamo questi problemi, allora possiamo dirci una nazione che funziona. Un amico mio che sta in Germania, un italiano che sta in Germania, mi ha detto qui in Germania queste cose non succedono, anche il peggiore dei poveri ha un sussidio, un qualche cosa, una minima, gliela danno. Noi qui ci troviamo a essere in mezzo a una strada. Non è proprio così, nel senso che è chiaro che se fossimo al governo avremmo già cambiato tutta l'Italia, ma noi in questo momento stiamo facendo l'opposizione. Il primo grandissimo risultato che abbiamo ottenuto, abbiamo riportato un'opposizione qua dentro che non c'era da non so quanto tempo. Questa è una grande cosa, perché non gli permette di agire così come avrebbero fatto indisturbati, continuando ad esserci questa finta opposizione PD-PDL che si spalleggiano da tantissimo tempo, lo sappiamo.
noi abbiamo raggiunto quest'altro risultato, ora sono uniti agli occhi di tutti, tutti sanno che sono la stessa cosa, che non era soltanto il Movimento 5 Stelle a dire che era la stessa cosa, stanno insieme al governo, quindi non potranno più andare in giro a farsi la campagna elettorale l'uno contro gli altri finta. Poi con la nostra azione, anche noi la facciamo certe volte, dobbiamo fare delle azioni eclatanti come quella di salire sul tetto, ma non è sempre necessario fare solo quello, perché anche facendo l'ostruzionismo, che è l'arma più forte che hanno le opposizioni lì dentro, noi stiamo raggiungendo tantissimi piccoli risultati che migliorano i provvedimenti che il governo propone, perché purtroppo in questo momento l'unico modo di fare le leggi è modificando i loro decreti legge, e noi stiamo facendo una battaglia su questo affinché si discutano sempre più leggi di iniziativa parlamentare e magari semmai si arriverà a discutere una legge di iniziativa popolare. Quindi è un percorso lungo, noi siamo appena entrati. Io ti dico per esempio la mia esperienza, ce ne sono altre di altre commissioni, mi viene in mente quella, la questione dei fondi che dovevano dare alle imprese, vi ricordate? Lì, se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle, quei soldi, quei miliardi che sono stati dati, sarebbero stati dati in mano alle banche. Invece il Movimento ha detto: dove state andando? Là, li dovete dare in mano direttamente alle imprese, e questo è stato un grandissimo risultato. Per quanto riguarda il Movimento, la Commissione Cultura, c'è stato il DL Istruzione ora. Noi siamo riusciti ad ottenere tre risultati che facevano parte del programma istruzione del Movimento 5 Stelle, stando all'opposizione. Abbiamo cominciato a far partire il progetto per la scuola digitale, siamo riusciti ad inserire nei fondi che vanno all'edilizia scolastica anche le residenze universitarie, che era un altro punto del nostro programma. Siamo riusciti ad ottenere, a far passare l'emendamento per l'insegnamento della lingua inglese dalla scuola dell'infanzia. Sono piccole cose, ma sono tutte cose che... Siamo riusciti a bloccare il fatto che in Italia non si studia più la storia dell'arte? No, non siamo riusciti ad ottenere tutto, ripeto, anche quella era un'altra battaglia, noi avevamo fatto anche per il latino e per tante altre cose, perché in quell'articolo a cui tu fai riferimento, loro hanno reintegrato come miglioramento dell'offerta formativa soltanto la geografia e soltanto in alcuni istituti, quindi è chiaro che noi ci siamo buttati a capofitto dicendo noi invece dovremmo reintegrare tantissime altre cose. Soltanto che alcune cose con l'ostruzionismo siamo riusciti ad ottenerle, però per dire che non è che siamo inefficaci, anzi, stando all'opposizione stiamo ottenendo molto di più di quanto si possa immaginare. Grazie.